Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno in viaggio nel Borneo. Il Borneo è una foresta che in alcuni tratti prende le sembianze della giungla. Ci sono animali, non ce ne sono tantissimi, non è così densamente abitata di animali come qualcuno potrebbe pensare. Se ne vedono pochi, sono nascosti, hanno paura dell'uomo. Mi hanno detto che la gente autoctona mi hanno detto che prima della presenza dell'uomo munito di armi da fuoco, gli animali erano molto più facili da incontrare e non avevano paura dell'uomo. Adesso hanno una certa diffidenza perché si incontrano poco. Qualcuno ha tirato in ballo il problema delle zanzare, perché si legge su internet, nelle guide, nelle avvertenze, le zanzare, uno sarebbe quasi tentato di portarsi dietro un repellente per le zanzare. In realtà è tutta una questione di paragoni. Se voi avete viaggiato, per esempio, nell'Europa del Nord, come per dire la Finlandia o luoghi simili, la Norvegia anche, e quelli sì che sono posti infestati dalle zanzare. È chiaro che uno che non è mai stato, posto più infestato delle zanzare per eccellenza, secondo me, e ho viaggiato tanto, è la Repubblica Autonoma di Carelia. In Carelia proprio ci sono le nuvole di zanzare. È tutta una questione di parametri. È chiaro che uno che non è mai stato in Carelia e viene qua ha la sensazione che nel bosco, nella foresta, in città no, vi siano zanzare, pieno di zanzare. In realtà è un qualche cosa di abbastanza sopportabile. Non sono infestati, ci sono le zanzare, molte di più di quanto ce ne possono essere in Italia nelle città. È chiaro che nelle città le zanzare hanno vita difficile, però non è questo qui il problema principale. Abbiamo diversi tipi di insetti, ok? Ci possono essere serpenti, c'è cioè il coccodrillo. E tornando alle zanzare, ovunque sulle guide è ventilato il problema malaria. Ecco, il problema malaria potrebbe essere un deterrente per chi è intenzionato ad andare nella foresta. Non so se ci sono vaccini contro la malaria o ci sono le cure, il chinino. Non so se è consigliato portarsi qualche farmaco per la cura della malaria. Ecco, la malaria potrebbe essere. Io fortunatamente sono immune alla malaria perché ho l'anemia mediterranea, sono portatore sano di l'anemia mediterranea, è una variante genetica proprio nata nelle zone dove una volta in tempi antichi erano zone paludose infestate da zanzare. È una difesa naturale contro proprio la malaria, per cui io non sono immune naturalmente, in maniera genetica naturale, alla malaria, per cui non sono stato neanche lì a studiarmi e a vedere quali sono le precauzioni da prendere. Ecco, la malaria potrebbe essere un ottimo deterrente, per cui vi consiglio di prestare attenzione a non andare nella foresta senza aver preso qualche precauzione perlomeno contro la malaria, che è la malattia più frequente che ci si può beccare. Ecco, faccio questo video, sono un po' al buio così non si vede tanto bene, anche per ieri ero proprio nella giungla prima di giungere nella parte del Borneo indonesiano e mi ha morso qualche animale, così adesso ho la caviglia che mi fa un male pazzesco, così. Guardate, adesso sono un po' qua in fase di convalescenza. Qui ci sono, ecco, vedete qua, mi ha morso qualche cosa e mi ha morso, non mi sono accorto, cioè da ieri che mi fa male, però non riesco a capire cos'è che mi ha morso qua. Non, comunque mi fa un male pazzesco, ecco, un dolore, bestia che dolore, un male pazzesco, proprio non ce la faccio più, non so se riuscirò a resistere, ecco, potrei anche non resistere, e così adesso giudicare così da questo.
dai buchi qui sarà forse qualche serpente non velenoso, se no non ero qui a... Sicuramente qualche serpente, perché ieri sono partito da Sabah entrando in Indonesia, lì vicino c'è il confine, bello, una zona montuosa, ho fatto delle soste, sono andato anche un po' a curiosare in dei posti che non era consigliato andare dentro e mi ha mozzicato qualche cosa, ecco, e questo un po', per cui il consiglio che vi voglio dare è quello di prestate attenzione se andate nella giungla. Vabbè, io ho le scarpe, però non c'è scarponcini da montagna, non mi sono portato, viaggio con pochissima roba, anche per aver poco peso e maggiore agibilità forestale, non l'agibilità politica di Berlusconi che cerca di non finire in gattabuia. Io porto dietro generalmente 6 kg di roba, per cui le mutande, 3 magliette, giusto. Poi generalmente, almeno in Malesia, si trovano lavanderie così, tipo quella della pubblicità dei Levi's, che ti siedi, ti spogli, lavi la roba, l'asciughi, te la rindossi. Diciamo, non è... La giungla non è un posto da girare in maniera elegante, o non è neanche raccomandabile portarsi dietro tutte le comodità. Io ho visto gente nel Borneo, ho incontrato poche persone, però quando sono stato nel Brunei viaggiano lì soprattutto le ragazze. Brunei è anche un posto turistico, si portano dietro degli zaini da 20-30 kg, zaini enormi, un'esagerazione. Ecco, non fate anche voi così, non portatevi dietro nulla, anzi io ho portato dietro troppa roba. Qui i vestiti sono molto casual, molto trendy, molto... anche il tessuto è molto adatto al clima, hanno un cotone particolare, risponde diversamente dal nostro. Non portatevi dietro niente, portatevi casomai magari un po' di disinfettante, qualche cerotto, dell'alcol, va bene anche della vodka. Ecco, adesso non so qui in Indonesia se vendono la vodka, perché è un paese musulmano. Se trovo della vodka ci provo a buttare su un po' di vodka per vedere di neutralizzare la ferita. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima e mi raccomando, se viaggiate nella foresta prestate molta attenzione. Ciao a tutti.